Non è colpa mia, non vi avevo proprio visto. Scusate. Sapete, siamo vicini a Natale ormai ed è tempo di raccontarvi una bella favola natalizia. Lasciate che vi legga qualcosina. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, un canale su YouTube chiamato Mr. Zeppo, non so come si dica, GR, pubblicò una serie su un hack molto strana, con delle mappe brutte, sprite brutti, Brock fuso a Groudon. Questa hack non fu più ripresentata in eventi futuri, almeno fino ad oggi. Ebbene sì, Pokémon Snakewood torna su questo canale per un New York. Pokémon Snakewood è un hack creato da Kathleen che ha raggiunto la sua versione finale nel 2013. È un hack molto particolare perché ripresenta Owen in un modo strano. Sono passati ormai 10 anni dagli avvenimenti di Rubino e Zaffiro e Owen è caduto in un'apocalisse zombie. Questo già basta per farvi capire il tipo di hack che andremo a affrontare oggi. Noi siamo il fratello o la sorella del campione, ovvero Brandon o il protagonista di Pokémon Ruby, per farla breve. E ci ritroveremo ad Albanova privi di qualunque memoria. Il nostro obiettivo, logicamente, sarà prima di tutto riacquistare i nostri ricordi e successivamente ritrovare nostro fratello per poi salvare la regione da questa apocalisse zombie. La trama sembra piuttosto seria, giusto? No, nel senso che durante il nostro cammino troveremo tante di quelle boiate che ci faranno cambiare idea sul hack. Non da dire da bella a brutta, ma da bella a... che cosa sto giocando? Demoni che saltano fuori dal nulla, horsemen manco fossimo in The Binding of Isaac, uomini afro-blu che praticano Kung Fu? Ma a questo punto direi che l'introduzione basta e avanza. Passiamo subito al gioco. Cominciamo con una title screen che, mamma mia, si sente già la qualità. Oltre al nome non cambiato e quella figura con le mani sberluccicose nello sfondo, c'è anche l'ombra sbagliata che spero sia un'ombra più che altro. Passiamo ora all'introduzione del professor Birch che ci dirà cosa sei tu. Ecco, quello è un Pokémon zombie, uno dei tanti presenti nel gioco. Devo trovare un aggettivo... è brutto. Avremo poi la scelta del maschio e della femmina. Il maschio è braccio di ferro, la femmina è normale ma ha una felpa che veramente è parecchio kitsch. Notiamo inoltre il primo bug grafico, ovvero le palette alterate della ragazza. Noi la chiameremo Wida, giusto per mantenere la tradizione. Inizieremo così il gioco. Non prima però di essere colpiti da dei laser sparati da squali. Spara laser. E benvenuti alla Banova in tutta la sua bellezza. E buongiorno, ci rincontriamo, bug grafici. Tutto bene? Ora possiamo finalmente scegliere il nostro starter tra Paras, Koffing e Baltoi. Prendiamo Paras perché è il più bello tra i tre e procediamo verso il prossimo percorso. Ok, allora voi non siete pronti per questo. Il professor Birch è inseguito da un bambino zombie con la pelle blu che sembra un miscuglio tra un avatar e Grock di Paladins. Comunque complimenti per il back sprite perché proprio è un amore. No, scherzo, fa veramente pena. Soccorso il professor Birch dal bimbo zombie, ci ritroveremo sulla rosa, sempre alla ricerca del professor Birch, che troveremo guarda caso nel percorso in alto al posto di Vera. Ci spiegherà un po' la situazione di Owen tramite un muro di testo che ovviamente noi leggeremo perché siamo delle brave persone. E ci donerà anche un uovo di tipo malattia. Va bene, hai ragione tu. Sì. Affrontiamo la tizia e andiamo avanti col gioco. Ed ecco altri bellissimi Pokémon zombie. E che cosa sei tu? Da quale mente malata sei uscita? Tu non sei un trainer, tu sei la paura fatta sprite. E dopo Meryl col mestruo, Charmander col mal di pancia e Squirtle che... giungo a Petalipoli ed esploro la città. Wida può diventare d'argilla, attenzione. Mi addentro nel bosco petalo e mi ritrovo ad affrontare qualcosa di altamente brutto, deformato, che cade a pezzi, morto,
che è un puffo. Oh, Marco lo spazzacamino, ma cosa si inventano in questi giorni, giovani? Battuto e ricevuto la medaglia pietra, vado avanti e incontro un tipo che sta per morire. Spero solo letteralmente. No! Trova là un altro corpo in decomposizione. Arrivo subito, stia lì tranquillo. Ah, già tanto non puoi muoverti perché hai le gambe maciullate, scusami. Sono così insensibile. Ed eccoci usciti dal bosco petalo e... Oh! Oh! Oh. Arrivati a Ferrugipoli ci accorgeremo di tre cose: le teste mozzate, l'asilo degli zombie e il ritorno della zoccoletta. Battuta lì, sia scopriremo che qualcuno effettivamente sta combattendo contro gli zombie. E costui è Gliss, che guardarlo bene non è nient'altro che Killua di Hunter x Hunter. Ma sorvoliamo. Chi? Ah. Ok. Quello è un braccio di Deoxys amputato. E adesso penso che arrivi il momento migliore dell'hack. Un momento epico dove incontreremo un personaggio fondamentale per tutto il gioco. Dovremo sostenere una prova per Gliss. Sconfiggere un demone. Un demone molto forte. Demon Betial... Belial... Groudon... Noe... Brock... Fuso a... Groudon... Ma credo di avervi fatto vedere fin troppo di quest'hack, quindi è il caso di passare alle considerazioni finali. Pregi e difetti di quest'hack. Pregi! Boh, magari la nuova storia? Magari dei riferimenti alla cultura popolare, quali Kamina che si ripresenta totalmente a casa nel gioco mandando in campo se stesso da quanto è mascolino? Cose negative! Tutto il resto. Il mapping è veramente brutto. Gli sprites sono fatti veramente, veramente male. E in molte zone ci sono dei bug. Però, secondo mia modesta opinione, andrebbe giocata in quanto cimelio dell'hacking internazionale. E anche per il vostro amico Demon Belial, che insieme a me vi augura un buon Natale e tante belle feste. Passate a guardare questi video di merda. E... ci si sente. Buon Natale.